Buongiorno, cin cin. Fate cin cin con i cornetti? No, cornetto. E dov'è il mio? Dov'è il mio? Oggi Valerio fa colazione, che è successo? Un miracolo? Siamo tre maschi e quattro femmine. Bravo! Buongiorno Aurora, sei sconvolta? Mi vuoi mangiare questo? Sì, dammelo, dammi il cornetto. Mamma, lo sta mangiando. Fai vedere come dai un mozzicone gigante al cornetto. Chi lo dà più grande, Edoardo o Aurora? Arrivano le formichette. Oddio, guardate Edoardo quanto l'ha dato grosso. Ma pure Aurora. Madonna mia, che bravi. Oh, uno c'ha il baffo di crema e uno di cioccolato. Belli belli. Bene, aspetta. Ragazze, dopo la colazione siamo venuti al parco. Filippo l'ho messo all'ombra su un telo. Filippo, ciao amore. È bello il parco, vero? Siamo a un parco che hanno appena rifatto. Io oggi ho usato con la gonna. E niente, poi c'è anche mia sorella. Eccola, che c'ho Isa, guardate quanto sei incizzottita. È diventata una palletta pure lei, guardate la coscetta, che è una palletta, eh. E poi ho iniziato anche lei, sorride sempre perché sei una bimba amata e felice, è vero? È vero. Da chi? Digli, da chi? Da mamma e papà. Ma che stanno a dire? Da mamma e papà. Edoardo. Sì. Comunque praticamente questo parco c'ha solo ormai uno scivolo e basta. Hanno fatto sì, uno scivolo rotto che mancavano i gradini. Hanno fatto questo con la giraffa. Carinissimo, che tra l'altro nel municipio. Che tra l'altro è l'unico all'ombra, diciamolo. Guarda Filippo è autonomo. Sì, Filippo sembra un piccolo di gorilla che sta con le mani che si tiene. Poi c'è quell'orso che sembra papà quando dormiva, così più o meno. Sembra quei Pokémon lì. Brava, sì. Snorlax. Poi hanno fatto questo scivolo che ha il percorso, vedete, tra uno e l'altro. Le altalene, sia per i piccoli che per i grandi. E qua ci sta quel giochino che tu ti siedi e fai dindolò. Ma la cosa carina è che hanno fatto una specie di percorso anche per i più piccoli. Vedete? C'è questo che ti arrampichi. Questo che è tipo una trave, che io facevo ginnastica ritmica, e quello è il ponte che si muove. Molto carino, dai. Così ovviamente, cioè alle 11 ce ne andiamo, adesso sono le 8 e mezza, perché poi fa caldo e quindi poi non si può più stare. In tutto ciò invece Valerio si sta a fare il giretto del parco. Comunque potrei lavorare al comune, vedi che gli faccio pubblicità. Se cadete dal ponte vi mangio il coccodrillo! Gnam 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 gnam! Gnam 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 gnam. No, non sono caduto. Bravo, infatti a te il coccodrillo non ti ha mangiato. Vediamo se mangia Aurorina il coccodrillo. Dindolo, questa bimba chi lo do? A me, in mano, perché io sono caduta. Bravo, amore. Guardate Aurora com'è brava. Edoardo già ha fatto tutto. Manchi solo tu, Auri. Dai che ce la fai, sei bravissima. Mano. Certo amore, anche Edoardo ha chiesto aiuto a questo punto che è il più difficile, ma voi siete bravissimi. Bravissimo. Che hai visto amore? Wow, che bello. Eh sì. Ragazzi, un orso su un orso che calcia i più piccoli, i più grandi. Filippo. Sta piccolo di sotto, Filippo. Bello, cadete giù. E adesso c'è una principessa su un orso. È bello stare sull'orso? Filippo ride, visto? Pure seduta. Ah sì, anche seduti. Aurora mi ha raccolto dei fiorellini. Grazie, amore. Come sono poco viziati questi due bambini, Valerio è andato a comprare i colori e stanno colorando. Ecco, sentite anche. Guardate ragazzi, Filippo si è addormentato. Ragazzi, guardate, è venuta una cornacchia.
con il sottofondo di Isa che sta mezza addormentandosi, quindi c'è un po' di pianto. Volevo farvi vedere il fit check del mio outfit di oggi, perché oggi mi sento carina, quindi ve lo faccio vedere. Allora, top Shane e gonna jeans di Shane, che per chi c'ha la panza, la buzza come me, la fa meno, quindi approfittatene, 10 euro, ma me ne compro 6 di tutti i colori. E niente, poi volevo salutare tutti gli amichetti di mio nipote Valerio, tra parentesi anche Valentina, quella bella ragazza, che mi hanno detto che sono su un gioco. Come si chiama il gioco, Vale? Akinator. Akinator, quindi cercatemi, trovatemi e mandatemi gli screen. Aurora vuole gli spinaci. Ragazze, siamo tornate a casa, ne abbiamo fatto la doccia. Vi prego, guardate Aurora. Gli ho messo il turbante. Qual è il problema? Mamma, io comunque volevo il coscio piccolo. Va bene, fate il cambio tu, Aurora. Comunque, stiamo mangiando pollo e patate. Buon pranzo, ragazzi. Buon pranzo, ragazzi. Buon pranzo. Ragazzi, allora, dopo pranzo i bimbi hanno dormito e adesso stiamo andando alla festa di Aurora. Siamo emozionatissimi perché prenderà il diplomino. Siamo emozionatissimi perché è la chiusura del suo percorso al nido e si è fatta grande e adesso inizierà appunto a settembre la materna. E niente, vediamo com'è la festa, sono curiosissima. Incrociamo le dita che tutto sarà perfetto. Adesso stiamo praticamente quasi a scuola. Adesso tocca a te, vai Aurora. Oddio, scusa, È buono? La merendina? Aurora? Aurora, stiamo andando al parco con le tue amichette, sei contenta? Dopo la festa non si arrendono, stiamo andando al 68 Village a bere qualcosa noi genitori e le piccole vanno al parco giochi. Niente ragazzi, dopo la festa al nido siamo venuti con tutti i bimbi qua al parco, al 68, vicino via Ugoglietti. Fanno, ci sono i giochi per bambini, fanno tipo stand, musica, è carino per tutta l'estate, lo fanno. Io sto andando un attimo in macchina a prendere dei cerottini perché Alika è caduta, purtroppo è caduta proprio sull'asfalto e si è sbucciata le ginocchia, quindi sto andando a recuperare qualche cerottino. Poi stiamo là, i bambini giocano, ci beviamo una cosa. E purtroppo fare riprese quando ci sono tanti bambini è difficile, però se riusciamo a riprendere qualcosa ve lo mostriamo. Per cena abbiamo mangiato arrosticini, una poke e Claudio lo dog, e qui vi lascio alla scena di Aurora che mangia gli arrosticini. Allora ragazzi, come avete visto nel vlog, è stata una giornata molto piena di emozioni, molto, io direi anche dura, particolare e intensa, perché con la consegna dei diplomini ad Aurora si è, diciamo, ci siamo resi conto più da vicino che l'età passa, che Aurorina sta facendo grande, 3 anni sono praticamente volati. Ci siamo trovati bene in questo nido, però il tempo passa, noi siamo un po' tristi di questo, perché i 3 anni di Aurorina li abbiamo già vissuti e non li vivremo più. Sì, abbiamo Filippo, però è diverso. Aurorina cresce e ci dà tantissime emozioni, però il fatto di vederla andare avanti ci ricorda che il tempo passa e che prima o poi andrà anche via da noi. E quindi è dura, ci hanno regalato un libro che non vi abbiamo fatto vedere, è un libro che racconta i 3 anni, un libro fotografico che racconta i 3 anni di Aurorina con l'insegnamento montessoriano che loro hanno usato. Ci sono i lavoretti che hanno fatto, le foto nel tempo, da quando è arrivata, che aveva neanche 5 mesi, a adesso che ha quasi 3 anni. È molto intenso e particolare, e niente, noi abbiamo
anche se un po' lo sapevamo, un po' ce l'hanno detto, ma ci siamo resi conto che bisogna godersi il tempo con i bambini, viversi ogni mese, ogni passo, ogni avanzamento che loro hanno, ogni traguardo, il più possibile, perché il tempo passa e purtroppo poi questi anni nessuno più ce li darà indietro. È un discorso un po' triste, lo so, però ragazzi, veramente vederla con quel diplomino è veramente molto 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 emozionante. Ci viene da piangere quando lo pensiamo, ci è venuto da piangere lì alla festa, perché credo sia normale. Comunque Carolina per noi è speciale e quindi è abbastanza dura. E poi siamo andati, come avete visto, al parco. Insomma, è difficile riprendere quando siamo insieme a tutti gli altri, quando siamo al nido, perché uno, perché ci godiamo il momento, siamo con gli altri, ridiamo, scherziamo, i bambini giocano, e due, perché non possiamo metterci con la videocamera a riprendere chi vogliamo, comunque, ovviamente. E niente, vi lasciamo alla giornata di domani. Io come sempre vi dico, ragazzi, per favore like e lasciate qualche commento. Vi mandiamo un grosso bacio. Buongiorno ragazze, come state? Oggi ho deciso di fare l'extension alle ciglia perché sinceramente volevo vedermi truccata anche d'estate e secondo me è il periodo ideale per farle. Sono venuta fino a Guidonia perché una mia amica mi ha consigliato questo centro, quindi vediamo come sarà l'effetto. Sono venuta qui. Allora ragazzi, sono uscita, guardate che belle ciglia, le adoro, sono troppo fighe, ho fatto un effetto Russian, quindi molto vistoso, vabbè, perché ovviamente una volta che le faccio ho pensato di farle bene e poi ve le faccio magari vedere meglio con la fotocamera esterna, magari aiutata da mia sorella. E nulla, adesso mi vedo con Bettina e mia zia. Comunque ragazzi, mi ha dato il pennellino per pettinarle e poi mi ha dato questo, che è praticamente un flaconcino dove va messa l'acqua micellare e viene la schiuma, insomma, tipo la fa diventare mousse per lavare gli occhi, e perché appunto non si può utilizzare il burro struccante, cioè è preferibile usare l'acqua micellare, ecco. E mi ha detto per 24 ore di non bagnarle con nulla, neanche con acqua, e poi semplicemente il ritocco in teoria si può fare a un mese, 5 settimane, però mi ha detto per vedere anche come resistono facciamolo tra 3. Il prezzo è 80 euro, un bel po' ragazze, vi dico la verità, però ecco, per l'estate ho pensato di farmele. Siamo con 5, aiuto. Senti, ti piacciono le ciglia? Sì, sì. Ma dov'è appuntamento con zia? Vieni Auri. Ragazzi, a pranzo ci siamo fermati da Flancio, adesso vi faccio vedere Aurorina. Che brava, ci sei, mi vassoi Aurora? Sì. Guardate, Aurora ha fatto il carrello, sei stata bravissima. Cosa vuoi per pranzo? Cosa vuoi? Pasta sugo e quella cosa. Panata. E che? Ah, fettina panata. Oh, ce l'abbiamo fatta dopo 6 ore. Aurora, noi dobbiamo pagare, paghi tu? Ok. Filippo, guardate come si tira su, c'ha poi una pendenza. Che scena dolce, che gli stai dicendo? Dove tu? Martello di dai! Ragazzi, io ho preso il tacchino arrosto con spinaci, no, com'era? Cicoria, ripassata. No, il tavolo no. Il tavolo della devastazione non riprende. E patatine, guardate che carini loro col piattino con la pasta e le patatine. Mia sorella che ha fatto da cameriera, e in tutto ciò io vorrei riprenderlo lui più che altro. Perché? Leggero, vale? Io, ma perché ci ho fatto, scusa? Leggerissimo, pasta con panna? Panna, è un po' pesante. Salmone, ci stanno poche olive. Mamma. E sono assistita, ma non ho capito. Guardate la mia zia del cuore che fa addormentare mio figlio. Zia, ti piacciono le extension? Sono bellissime. Le promuovi? Molto, molto. Io anche promuovo te, il tuo bene. Amore, ma gli stai dando il gelato?
Gli hai dato il gelato? Ti dice come lo vuole lì, eh? Lo devi fare così. Apri. Che si è fatta mamma? Le ciglia, lo devi dire. Cosa? E ti piacciono? E adesso siamo da Primor in profumeria con mia zia. Vediamo se zia fa danni. Che bella così, Auri. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first day. Hai fatto shopping? No. Sicura? Io faccio shopping così. Dai, posa le cose che le paghiamo. Eh sì, grazie. Sei contenta? Sì. A chi lo devi far vedere? E dov'è zia? Dov'è zia? E dov'è zia? Boh, se n'è andata. Che stai facendo tu qui? Sto facendo... Peppa Pig, stai sul giochino di Peppa? Auri, stai sul Monster Truck? Dai, andiamo a prendere il gelatino. Stai arrivando con la macchina? Ah, arrivi al parco giochi con la macchina. Mentre i bubi dormono, noi shoppinghiamo. Ragazzi, mia sorella e mia zia sono entrati da prenatal. Non so per quale motivo. Cioè, in realtà lo so, per fare shopping compulsivo, mia zia. Per i suoi nipoti. No, vabbè, questo di Spidey della Marvel è troppo carino. C'è anche il costumino a tandina. E anche quello là smanicato. Pikachu. Che carine. Aurora, è buono il gelatino? Mi mangio che sto sposato. Ti piace, zia, stare a dieta con una che ti mangia così? Sì. Davanti? Non devo guardare. Allora, ragazzi, siamo tornati a casa e volevo farvi vedere i pochi acquisti che ho fatto, i regali che mi ha fatto mia zia, che ogni volta che usciamo mi regala qualcosa, non ce la fa proprio. Infatti, gli ho detto, dobbiamo smettere di uscire. Comunque, allora, ad Aurora le ho comprato uno spazzolino che è già aperto e praticamente aveva anche un portachiave a gufetto. E poi le ho comprato due bombe per il bagno, queste, una stella e una, penso, floreale, guardate che carine. E poi si è voluta prendere a soli un euro, ho speso 4 euro, raga, il rossetto. E c'ho tipo tutti i brillantini, è pure carino, cioè rilascia un sacco di glitter, guardate quanto è luminescente. Mentre mia zia da prenatal praticamente ha comprato delle cose a Filippo, gli ha comprato questo, che è un portaciuccio a stellina, fighissimo, per il viaggio l'ha pensato, il portaciucci con due ciucci di quelli che piacciono a lui, tipo a polipetto li chiamo io, e sono carinissimi, verdi. E poi una cosa utilissima che io mi devo comprare, glielo stavo dicendo e mai cosa fu più sbagliata, il portapappe. E tra l'altro credo abbia anche come si dice, il piattino, credo, col cucchiaino, il termos per riscaldare le pappe. Pensate, ce ne entrano due e le tiene calde fino a 5 ore, quindi veramente tantissimo, e è ottimo insomma fuori casa. E ha già due contenitori inclusi per appunto la pappa, e quindi veramente utilissimo, sinceramente. Lo apro, tanto lo useremo, così almeno lo vedete voi e lo vedo io. Non so quanto l'ha pagato perché io non ero in cassa, e... però appunto lei se n'è uscita così. Ah, credo che il piattino sia il tappo. Sì, il tappo praticamente è il piatto. E poi, quindi veramente figa la cosa, si apre in questo modo e dentro ci sono i contenitori. Eccoli qua. Oddio, sono pure belli capienti. E questo qui è appunto il termos. Che poi, ragazzi, veramente il termos si può usare per tutto. E mo' lo utilizzerò per fare sia la pasta a Aurora che a Filippo. Grazie, amore, che lo fai vedere. Perché anche lei sta passando un periodo che non mangia niente. Infatti oggi avete visto, gli ho dovuto prendere il gelato, perché praticamente la pasta al sugo l'ha lasciata tutta. E ha mangiato due patatine in croce e basta.
e poi si è mangiata il gelato. Questo è stato il pranzo di Aurora. Se vedete che si oscura la videocamera è perché Claudio fa avanti e indietro davanti alla luce. Penso che quando sarò morta scriverà sulla tomba: non dovevo passare avanti alla videocamera. C'è Filippo che sta facendo merenda. È vero, amore di mamma? Allora ragazzi, mi è appena arrivato un pacchettino, tra l'altro vedete Claudio nello sfondo, ciao amore, e uno l'ho ordinato io ed è un solare, ragazzi, visto che partiamo ho preso protezione 50 molto alta, l'ho presa per i bimbi perché ragazzi in realtà in aereo non si possono portare più di 100 ml di liquido e quindi questi sono 200 ml, ma fanno eccezione per i bambini. Quindi ho detto, se leggeranno Kids, una protezione solare, devi avere la faccia... ci siamo capiti, no? Per levarmela. Poi se me la levano al ritorno non me ne frega niente, l'importante è che non me la levano all'andata, perché io non so lì se potremo trovare delle protezioni solari, come sono, insomma, vabbè. Quindi l'ho voluta prendere da Amazon, 10 euro mi sembra, lì su per giù. Poi mi è arrivato un pacchetto fighissimo di Shiglam con tutti i trucchi, perché fino al 30 di giugno hanno una sezione a soli 2 euro, quindi è l'opportunità giusta se volete farvi make up, insomma comprare make up, perché vi potete fare un beauty completo con soli 20 euro praticamente. E vi faccio vedere tutto quello che mi hanno inviato. Se poi vi interessa magari una full face, insomma un mi trucco con voi con i loro prodotti, scrivetemelo sotto che cercherò di accontentarvi. Allora, mi hanno mandato questo che l'avevo comprato anche io, infatti non è la prima volta, se mi seguite, che lo trovate, ed è un mascara duo, da una parte è appunto volumizzante e dall'altra è allungante, incurvante, ha due scovolini diversi appunto, ed è waterproof, ma veramente waterproof, ci sono andata al mare e è rimasto. Poi mi hanno inviato una palettina, questa qua, guardate che figo il packaging, sembra molto tipo DJ style, e solamente 2 euro poi, quindi veramente top. Ha uno specchio, che vabbè adesso ho la velina, che stacco tanto non mi interessa, ed ha le tonalità calde, ma ovviamente hanno diverse versioni, e c'è anche il disco, fighissima. Tra l'altro questa è composta anche da... creme, ed è molto carina perché ha queste due tonalità perfette anche per fare gli ombretti, quindi è una palette comoda per chi si trucca poco, secondo me anche da viaggio. Poi mi hanno inviato questo duo che vedevo da una vita e volevo provarla, ed è appunto un blush e un illuminante. Eccolo qui, guardate qua che figo, non vedo l'ora di provarlo. Comunque sembra essere pigmentato. Poi per chi adora le creme, io ultimamente le sto amando, c'è una sezione anche di prodotti in crema, quindi abbiamo l'illuminante, a me hanno inviato questo oro, ragazze, che brillate proprio di luce pura, si può usare secondo me anche come ombretto, guardate che figo. Poi mi hanno inviato un blush pescato che, cioè ragazze, veramente si abbina totalmente all'illuminante, guardate che figo, ed è questo il packaging rosa, molto molto carino. Hanno anche la spugnetta che è facile da applicare, e poi hanno anche i vari bronzer e barra contour in crema appunto, guardate. Cioè, questa abbinata è pazzesca, questo trio, veramente belli. Poi c'è un prodotto viralissimo che è questo per fare le brow faction, questo qua. È famosissimo, praticamente tipo è virale proprio, ti fa le sopracciglia tipo pelo per pelo in maniera super easy. Ed effettivamente, ragazze, guardate, sembra che disegna tutti i piccoli peletti. Praticamente voi cliccate sopra e prende il giusto quantitativo per andare poi a disegnarle, e è fighissimo. Poi vabbè, ci stanno in offerta 2 euro vari lip gloss, guardate questo quanto è estetico, e questo è quello tipo anni 90 che spesso avete visto nei miei video. La cosa figa è che hanno anche i correttori, questo è tipo a durata di 12 ore, quindi veramente a lunghissima tenuta, idratante, e non vedo l'ora di provarlo. E poi c'è questo anche che ha appunto il cushion, anch'esso è anti-age, quindi insomma ottimo sotto questo punto di vista. Ma non è finita qui, ragazzi, hanno in sconto a 2 euro anche i vari fondotinta, cioè questo qui che è quello in stick,
pratico e veloce anche da viaggio, insomma, per chi ha problemi per esempio di aereo, liquidi. Quello stick è fantastico anche per pelli secche e mature. Poi abbiamo quello famosissimo virale. Sta arrivando mia figlia con Let It Go. Questo, stavo dicendo, è quello viralissimo, sempre a 2 euro in crema. Poi ragazzi mi hanno inviato, poi guardate i packaging che belli che sono, cioè per essere a 2 euro parliamone. Questo è quello in polvere compatto, che non vedevo l'ora che mi arrivasse perché lo voglio provare. Io adoro quelli in polvere l'estate perché mi lucido tantissimo in fronte, quindi magari sulla fronte io sto sempre a ripassare e niente, lo adoro. Tra l'altro vabbè ragazzi, hanno tutti la dust bag, io però la elimino. Trovate sconto anche ad esempio l'eyeliner liquido in penna, scusatemi. Guardate che ha due punte, una extra fina e una insomma più rigida, più grande. Poi ci stanno i prodotti per sopracciglia, questo ragazzi io farò scorta, io l'ho terminato ed è uno dei miei preferiti, praticamente da una parte ha la mina e dall'altra ci sta la parte diciamo liquida, che l'hanno pensata per disegnare proprio i peletti per le sopracciglia. Io vi dico la verità, lo utilizzavo proprio come eyeliner perché è marrone, quindi da una parte facevo le sopracciglia e dall'altra mettevo l'eyeliner marrone, che lo trovo più meno pesante, ecco, diciamo, lo sto prediligendo. Poi mi hanno regalato questo che è per fare l'effetto delle lentiggini. Ragazze, io non sono capace e mia sorella è piena di lentiggini e le odia. Io non le ho e le vorrei, perché ovviamente l'erba del vicino è sempre più verde. Ci sono a 2 euro ragazzi anche questi, che sono i rossetti, da un lato matita, ecco qui, e dall'altra rossetto. Mi hanno inviato una tonalità abbastanza forte, marrone. E ultime cose, poi giuro ho finito, eyeliner glitter, guardate che carino, e i glitter li rilascio davvero. E poi il setting spray 16 ore, io questo già lo stavo provando, ce l'ho da 3 giorni in questo pacco e lo sto adorando, veramente rinfresca, fissa il trucco, ha un profumo buonissimo e dovete per forza provarlo. Adesso mi vado a preparare, stasera ho una cena social, quindi con varie influencer, giornalisti. Mi hanno detto che potevo portare un più uno e siccome l'altra volta ho portato Claudio, mia sorella ha bisogno di svagarsi, questa sera porterò mia sorella. Quindi non vedo l'ora. Buonasera ragazzi, allora sono arrivata al ristorante con la mia meravigliosa che sta con i capelli a cipollotta, ma ora li scioglierò. Eccola, guardate quanto è bella, tutta truccata di blu. Comunque siamo bella, io con le garze sterili e la bottiglietta. Sto nel parcheggio, ma questo non lo diciamo perché volevo tornare a casa. Sono scesa dalla macchina, è stato un attimo, un secondo, pam pam pam. Torno a casa, le strisce stanno là comunque. Ah, ok, allora andiamo. E siamo a, allora, lo dici tu? La bottega del Casaro, aspetta che lo siamo. A Viale di Vigne Nuove. Tra l'altro mi sa che io sono mangiato con un mio ex. Non lo dire. Quindi vedi, magari che vede il video, non lo dire. Quindi vedi che è meglio che sono venuta con te, sennò Claudio dice andiamo via. Andiamo via. Eccolo, guardate che carino. Ragazzi, ci hanno fatto accomodare, Perché mi sei perché mi vergogno, sei emozionata di stare a cena con me? Praticamente hanno fatto i tavoli da due. Io e te. Io e te, ovviamente. Io e te, lei. Ieri. Che non venivamo in cena io e te da sole, penso mai. Tipo dagli anni 90, da quando stavamo nel... cioè, forse in giro per lavoro, che ci siamo trovati che dovevamo mangiare insieme, ma... uscite proprio a cena insieme mai. Comunque il locale è molto bello. È molto carino, sì, ha fatturato proprio nei minimi dettagli. Per questa sera hanno deciso di fare un menù degustazione, ora lo proviamo, si parte da antipasti, poi ha detto primi pizza, qualcos'altro, dolci, ho sentito solo la parola dolce, che non mangio tipo... Se non siete sazi, non... Sì, ha detto se non, poi non siete sazi riniziamo e anche meno. E comunque non vedo l'ora di assaggiare i dolci perché non mangio dolci da un botto. Quindi, cioè, sembra vero, sembra non vero, ma è vero. Ragazzi, ci hanno portato un tortino di melanzane che praticamente è simile alla parmigiana. Guardate che figa la presentazione. Poi ci hanno portato una pizza che era 4 formaggi e funghi, veramente buonissima. Un assaggio di pesci e le fettuccine, funghi, porcini, veramente buoni. E alcuni dolci. Questa era una torta con la ricotta che ha preso mia sorella. Ora io entro a fare le pizze. Preparare, perché devo andare a fare le pizze. A tra poco. Cambiata.
No. Mo si inizia, poi faccio i capelli bianchi. Vai. Facciamo allora la tonda. Ok. Giusto? Giusto. Ok. Oh. Vai, iniziamo. Caccia l'aria da sotto. Parti da sotto e caccia l'aria fino ai cornicioni. Bravissima. Stop, perfetto. Girala. Bravissima. Giro. 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 Posso farmi seccare? Sì. Domani andiamo a lavorare. Iniziamo da stasera, noi dobbiamo tra un'ora. Okay. E quindi devo fare niente. Cioè, cioè. Bravissima così. Guarda, fai sempre dritto, ok. Poi la giri e fai la stessa cosa. Ora la giri e continua ad allargarla. Senti un po' la mano sulla testa. Ok, così. Vai, ti piace la testa. Ok. Ok. Adesso pomodoro. Al pomodoro. Torna bene. Dove metti l'altro? Passa, passa. Guardate. Abbondante. Basilico? No? No, che è quella? Parmigiano. Ti amiamo Martina, sei tutti noi. Parmigiano e a mozzarella. Metti, usa due mani. Perché questa ce l'ho presa la rotessa. Allora, metti ancora mozzarella. Ok, giro d'olio. Tiè, becca e porta a casa. Vai, passa sulla pizza. Bravissima. Momento giro pizza. Ho visto un film uguale con i vasi però. Ah, è cosa? Come si chiama? Esatto. Oddio. Ti prego, Martì. Mi sono perso la pizza. Vieni. Vale. 10. Torni. Anzi, oddio. La pizza mi ha fatta, dai, vieni. Quant'è voto un pizzaio? 10. Buona esageria. E vai! Sfida! Siamo all'università! Il massimo è 3. Sfida superata! Sì, guardate che mani esperte, Martina. Sì, ma io sono storta. Buona, regà, venite. Sì. Martina, me l'hai schiavizzata comunque, pizzaiolo, meno 10. Riccardo, dimmi tutto. Non mi puoi schiavizzare la pupa, eh? No. Ho finito. Mannaggia. Amore, non ti paga abbastanza. No. Lamentati. Domani vengo a lavorare qua. Vado a parlare con la ragazza che sta ritardando dietro la telecamera. Serata finita, mi sono divertita tantissimo, poi sono contenta che ho rivisto Martina. Adesso vado a Ninna, che sono stanca morta.